Vieni Arianna che ti faccio vedere cosa abbiamo fatto oggi. Allora, innanzitutto i ragazzi si stanno quasi brustolendo, se si può dire così. Allora abbiamo creato un fuoco, le braci, e stiamo sotterrando patate e uova nelle nostre braci da cucinare. A chi l'ho rubata questa, poi me ne dai un morso. C'è caldo ragazze? No, no. Sì, sì. Queste sono tecniche primitive di protezione individuale, vedi? Tecniche primitive. Vieni. Qui le nostre ragazze stanno facendo i nostri impasti di terra. Come va, ragazze? Abbastanza bene. Abbastanza bene. Ok, mi fa piacere. Brave, continuate. Vieni, Arianna. Adesso i ragazzi sono in pausa merenda, così il forno si è liberato, possiamo vedere come sta continuando la costruzione di questo forno. Qui dietro c'è il nostro Ale, che sta continuando senza pause, come dice lui, mi è partita la scimmia nella costruzione, quindi stiamo praticamente applicando la nostra terra, il nostro impasto di terra, foglie e paglia, la nostra cupola che l'abbiamo visto ieri in costruzione. Poi questo sarà l'ingresso del nostro forno, alla quale dentro ci andrà un fuoco basso per la creazione delle braci. La cupola servirà a contenere l'incalore, sperando che il fuoco non brucia il legno. Vieni. Sperimentazione attiva. Mattia, spiegami cosa stiamo facendo. Ora io qua con i miei amici Cristian e poi in questo momento. Va bene. Santiago! Dai che ce la fai! Dai che ce la fai, Santiago! Santiago! Abbiamo costruito questa piastra scaldante. Wow. Molto bella, allora si sta facendo praticamente una frittata in questo forno, sempre con una sperimentazione attiva di archeologia sperimentale. Molto bello. Bravi. Io già l'anno scorso avevo avuto questa idea, solo che alla fine non era riuscita. L'anno scorso dall'esperienza, come si dice, sbagliando si impara, quest'anno abbiamo imparato come fare un mini forno. Questa è la riproduzione di un forno vero, ok, dove si cuoce sopra la pietra. Abbiamo detto ieri che la pietra migliore sarebbe quella vulcanica, quella lavica, però comunque anche questa qua, se è calcarea, va bene lo stesso. Questa è una riproduzione in miniatura, ma possiamo comunque riprodurre la stessa cosa in maniera gigantesca. Bravi ragazzi. Vieni Arianna che andiamo a vedere come si stanno cuocendo i ragazzi, perché mi sa che le patate là si cuociono prima le gambe. Come faceva l'uomo primitivo, aveva i pentolini, la nostra Emma qui, io non lo posso dire, però in realtà lo dico, ha i popcorn. L'uomo primitivo cucinava i popcorn. Hai perso il tuo uovo? È lì, ecco lì. Ci vediamo alla prossima puntata da Paleoatletica, passo e chiudo.